a me tocca a te, io so. Ho fatto anche l'imitazione dell'assessore per prendere tempo. No, scherzo. Scherzo, vedete che ci facciamo la foto così con la moltitudine di Busi! Grazie. Dovrebbe essere Chieri come portavoce. Alessandro Di Battista! La Businerolo! Come va? Mamma mia, che occhi! Buon pomeriggio a tutti e grazie. Questo è il sesto comizio di questo fine settimana. Non ci stiamo veramente risparmiando, sono 4 anni che non abbiamo mai mollato. Vai, sono 4 anni, tutti fine settimana. Oggi qua si vota, però sapete che siamo venuti a Verona tante volte, anche se non è la campagna elettorale, perché più che i voti, poi per carità, insomma, sono importanti, ci interessa veramente la partecipazione di tutti i cittadini. Laggiù magari più lontano generalmente si stanno gli scettici, se volete avvicinatevi, che qui c'è veramente sempre posto. Io non vedo carabinieri, poliziotti, ah no, c'è una macchina della polizia, vi ringrazio, 2 poliziotti laggiù, grazie. Fateci caso, guardate questa piazza, qua c'è un candidato sindaco, c'è il deputato Fantinati, la deputata Businerolo, sono portavoce a livello istituzionale, no? Eppure non c'è nessuna barriera tra cittadini dentro e cittadini fuori l'istituzione. Poliziotti e carabinieri stanno dietro, vi ringrazio, ci state dando tante soddisfazioni, se potete arrestatene qualcuno di più. Sempre se lo meritano, ma se lo meritano. Però se ci pensate, l'immagine a piazza normale, vedo quella bimbetta sulle spalle del papà, ripeto, senza barriere, senza intermediazioni. E i poliziotti e i carabinieri stanno tranquilli, in fondo, perché sanno che quando si riunisce il popolo dei 5 Stelle i ladri sono altrove. E sanno che non c'è nessun portavoce che rischia qualcosa, perché possiamo piacere o non piacere, ma abbiamo fatto il nostro dovere in questi 4 anni, non ci siamo immischiati in quel sistema, non ci siamo lasciati comprare da quel sistema, al di là delle tangenti, il potere, eccetera, eccetera. Sono tutti fine settimana da 4 anni in questa parte che siamo in piazza, tutti fine settimana, e questo comporta anche qualche sacrificio, immaginerete. Abbiamo restituito oltre 20 milioni di euro di stipendio, abbiamo preso 1 euro di rimborso elettorale, per finanziare campagna elettorale facciamo i camerieri nelle pizzerie, ma questo ci consente di essere liberi, perché non c'è nessun grande lobbista che ha finanziato neppure la campagna elettorale qui di Alessandro a Verona, e non ci sarà nessuno, qualora dovesse diventare sindaco, che gli chiederà qualcosa in cambio, a parte il popolo veronese. È questa l'enorme differenza. Perché io lo dico sempre, i programmi sono fondamentali, ma poi li portano avanti gli esseri umani, le persone. Perché siete venuti qua? Chi ti garantisce che noi una volta al governo, a Verona, oppure quando ci faranno votare loro signori, magari al governo del paese, non ci comporteremo come gli altri? Chi ve lo garantisce? Vi fidate di me? Non vi fidate? Che ne sapete? Quante volte il politico di turno è venuto e ha detto io vi prometto che... Nessuno si deve fidare, tuttavia noi abbiamo delle regole che riducono drasticamente la possibilità di contaminazione. A, se candidi soltanto incensurati, è più improbabile che qualcuno di noi possa commettere degli illeciti. Questo non è escluso. Non è che noi escludiamo a priori che un domani, vi assicuro non sto mettendo le mani avanti, un domani un esponente 5 Stelle potrà magari compiere degli illeciti, nessuno lo garantisce, perché veniamo da questo stesso paese, noi veniamo da Marte. Tuttavia se candidi soltanto incensurati riduci la possibilità. Se fai soltanto 2 mandati e poi a casa, tu sai che il tuo tempo all'interno dell'istituzione è un tempo determinato, perché noi abbiamo un contratto con il cittadino, una sorta di cocco pro, rinnovabile soltanto per una seconda volta e poi lo deciderete voi, tu già sai che sarà compito tuo, sarà nel tuo stesso interesse migliorare il mondo reale, quello al di fuori di Montecitorio, perché è proprio quel mondo dove sarai costretto a far ritorno al termine di massimo 2 mandati. E nel momento in cui tu sei finanziato attraverso micro donazioni, vendiamo come so una tazza, una spilletta, attraverso cene di autofinanziamento, donazioni di 1, 2, 3 euro, non avrai, ripeto, nessun grandissimo finanziatore al quale puoi restituire un favore tramite magari una legge o tramite una legge che non viene fatta. Io vi faccio 3 esempi, perché così funziona il palazzo. Buzzi di Mafia Capitale finanziava il Partito Democratico e otteneva in cambio degli appalti gonfiati, tanto pagava pantaloni per gestire una serie di cose, tra cui anche il business dell'immigrazione clandestina. 2. Alfredo Romeo, quello arrestato per Consip, finanziava tutti i partiti politici da destra a sinistra e ha finanziato anche la fondazione renziana Open, e otteneva una serie di appalti attraverso la, diciamo, centrale di acquisto della pubblica amministrazione, che è quella centrale che garantisce gli appalti, e oggi è in carcere appunto per lo scandalo Consip. 3. L'ingegner Riva, che era il patron dell'ILVA, nel 2006 finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani.
A Bersani diede 98.000 euro, lecitamente, non parliamo di atti illeciti, e a Forza Italia diede 240.000 euro. Cioè, finanziava entrambi, il centrodestra e il centrosinistra, sicuro del fatto che chi vince, vince, a lui non gli interessava mica, poi è morto, pace all'anima sua. Ma l'essenziale è poi che il favore, insomma, in qualche modo gli sarebbe dovuto tornare, questo è un po' il senso. E non è un caso che negli ultimi anni siano stati fatti tanti decreti in Parlamento salva Ilva, e nessun decreto salva cittadini di Taranto. E a Taranto ci sono tanti bambini che si ammalano di tumore, c'è un quartiere, sono stato spesso, che si chiama Tamburi. Da un lato c'è l'Ilva con tutte quelle polveri tossiche, rosse, si vedono sul guardrail, si respirano quella merda quei cittadini. Poi ci sono cementifici e c'è una raffineria, in un quartiere che veramente è sotto bombardamento costante. Ma in Parlamento non è che ci si occupa dei cittadini di Taranto, ci si occupa dell'Ilva perché l'Ilva li ha finanziati tutti. Tutti quanti. Falcone diceva: seguite i soldi e troverete la mafia. Io vi dico, guardate chi li finanzia e capirete che politica faranno. È soltanto un tema legato ai soldi. Renzi prende quattrini, la sua fondazione, dalle cliniche private. È evidente che la politica del Partito Democratico, che viene da sinistra, questi falsi ipocriti, evidentemente sosterrà la sanità privata e non la sanità pubblica. È per quello che si comportano in questo modo. Neppure sono tutti ladri, tutti delinquenti, neppure lo sono. Cioè io pensavo, sapete, 4 anni fa entrai e pensavo sono tutti farabutti, no, ci sono pure le persone oneste, trovi le persone oneste nella Lega, nel Partito Democratico, trovi le persone oneste in Forza Italia, persino nel partito d'Alfano, anche se li devi cercare con i microscopi, però ci sono. Il problema però, lo dico sempre, non sono neanche i ladri, certamente sono, ci sono dei ladri, ma il problema sono i cittadini, magari i parlamentari onesti, che pur di stare, di mantenere un sedere su una poltrona a 12.000 euro al mese, accettano di stare di fianco magari un truffatore, un malfattore, un corrotto o un corrottore. Malcolm X diceva: non temo la malvagità dei crudeli, ma il silenzio degli onesti. E questo è il sistema, perché per loro signori la politica, essendo una professione, quindi un posto di lavoro da mantenere, la devono mantenere quel posto di lavoro a tempo indeterminato, magari per 50-60 anni. E per mantenere quel posto di lavoro e non perderlo, non essere licenziati, scendono a compromessi con le loro coscienze, magari con qualche lobbista che gli ha finanziato la campagna elettorale, o nel peggiore delle casi, magari casi con qualche criminale di qualche gruppo criminale. È così che si guastano. E noi abbiamo mantenuto la barra dritta in questi anni. Qualcuno non è d'accordo con 5 Stelle, lecito, amici come prima, ma non ci siamo, ripeto, fatti comprare da questo palazzo che ti trasforma, se non stai attento, in privilegio dipendente. Io lo dico sempre, ancora più che la corruzione, la concussione e i reati, eccetera, eccetera, la malattia che colpisce un parlamentare è la privilegio dipendenza. Diventano una sorta di tossicodipendenti da privilegi, fermi, pensateci bene. Entrano parlando dei problemi dei cittadini e finiscono per parlare dei problemi loro. E iniziano ad essere così innamorati dei privilegi che appunto noi gli concediamo tranquillamente, da non potervi più rinunciare. E quindi iniziano proprio a trasformarsi nei ragionamenti, pensano che sia giusto uno stipendio da 13.000 euro perché loro sono onorevoli della Repubblica. Pensano che quella non sia una mazzetta, ma una regalia che viene magari da qualcuno che è soddisfatto della sua politica. Pensano che quello non sia un privilegio, un'auto blu, ma qualcosa che appunto rispetti di diritto perché loro fanno le leggi e sono migliori del popoluccio che li vota. E iniziano pure a pensare che quello non sia un criminale o un mafioso, ma un imprenditore che dà lavoro in un territorio depresso e quindi riesce a smuovere l'economia. Iniziano proprio a maturare una sorta di cambio di ragionamento. E pur di mantenere quel privilegio, fanno le azioni più scellerate, scendono appunto a patti con qualche criminale, votano le leggi che non servono al popolo italiano ma servono soltanto a loro signori, tutto per mantenere un privilegio, come un tossicodipendente che pur di mantenere una, di rimediare una dose fa magari degli atti illeciti e scende davvero in basso e compie delle azioni scellerate contro la popolazione. È la stessa identica cosa. Ma perché si è arrivati a questo punto? Spesso perché tanti cittadini italiani hanno votato basta, hanno pensato davvero che loro fossero gli onorevoli della Repubblica, che necessitano di scorte e compagnia bella, ce ne siamo fondamentalmente, scusate la parola, fottuti. Certo, io ve lo dico a voi che siete qui in piazza di domenica pomeriggio e siete tanti, ma tanti cittadini italiani sono affetti proprio dalla sindrome del fatalismo, ma tanto sono tutti uguali, quindi che cosa conta votare? Non siamo tutti uguali, perché nessuno era entrato e ha fatto quel che abbiamo fatto noi, perché 200.000 euro con restituita a me mi facevano comodo, come avrebbero fatto comodo a tutti quanti voi. Oppure ci stanno coloro che sono proprio esperti nelle lamentele, tutte le mattine nei bar si lamentano, però votano sempre gli stessi e magari votano un amico o un parente perché ci si presenta. Gli amici e i parenti, se si presentano con dei partiti che sono
responsabili del disastro nazionale o regionale, con questi amici e parenti ci si va a cena fuori assieme, ci si passano le feste, ma se si candidano con questi partiti responsabili, non si votano, si mandano a fanculo, così ci si deve comportare. E questa sarà l'unica parte magari che finirà su Repubblica.it, una parolaccia, in questo paese fatto alla rovescia, strano, ipocrita. Lo dico sempre, se tu dici cazzo c'è la mafia a Roma, c'è qualche italiano che si scandalizza per il cazzo. È così. Gli hanno bocciato qualsiasi cosa in questi mesi. Hanno toccato all'Italia, l'hanno sfasciata. Sono tutti responsabili, Berlusconi che non l'ha venduta Air France, con la Lin, chi c'era, Gnutti, Montezemolo, e a noi a Montezemolo dobbiamo far fare le Olimpiadi, ma state scherzando. Tutti quanti, Confindustria, tutti responsabili in questo disastro all'Italia, e Renzi twittava, vola l'Italia, vola l'Italia, allacciatevi le cinture. Lo stesso Renzi che dopo, che qualche mese dopo disse investiti in MPS, questo è il momento per fare degli affari, investiti in MPS. Pensate coloro che ci hanno messo i quattrini perché hanno dato retta a questo bugiardo seriale che sta sui coglioni pure a se stesso. Pensate le persone che ci hanno speso i soldi, magari i risparmiatori. Qualsiasi cosa hanno toccato hanno distrutto, hanno fatto una legge elettorale incostituzionale dopo aver fatto il porcellum incostituzionale. Io 10 anni fa mi ricordavo il porcellum va cambiato, hanno fatto l'Italicum incostituzionale e Renzi diceva la migliore legge elettorale del mondo, ce la copre a mezza Europa. Hanno fatto la riforma sulle banche popolari bocciata dal Consiglio di Stato, hanno fatto l'ultima finanziaria, oggi perché si parla di manovrina? Ma che è la manovrina? La manovrina è una manovra correttiva perché hanno speso male i nostri soldi e oggi l'Europa, questa Europa che da rivoluzionare totalmente ci chiede di fare correttivi, ma perché Renzi che ha dato mancetta a destra e a sinistra per comprarsi il voto degli italiani, grazie a Dio nel referendum neppure ci è riuscito. Gli hanno bocciato la riforma della pubblica amministrazione alla Madia, incostituzionale. Tutto quel che hanno toccato gli è stato bocciato, però se noi sbagliamo un congiuntivo andiamo su Al Jazeera. È così, è così. E ti mettono in prima pagina per far sembrare che noi siamo tutti dei cretinetti, degli studentelli, i grillini. Guardate che noi vantiamo il numero di titoli accademici più alti in quel palazzo. L'80% di noi è laureato. Abbiamo percorsi di studio, di lavoro. Tutti quanti. Però ti vengono sempre denigrati perché hanno paura. Oggi tenteranno di spaventare i cittadini perché i loro signori sono terribilmente spaventati, perché l'hanno visto perfettamente che 5 Stelle non aspetta una legge per tagliarsi gli stipendi o rinunciare al finanziamento pubblico ai partiti, e sanno perfettamente che quel che diciamo facciamo, e sanno perfettamente che qualora, quando voteremo, perché non si sa, perché in tutto ciò non abbiamo una legge elettorale, cioè i cittadini italiani in questa falsa democrazia non hanno lo strumento per esprimersi domani mattina, perché i loro signori devono attendere gli esiti di questo diciamo competizione privatistica che è il congresso del Partito Democratico, che è un'associazione privata, cioè il Parlamento della Repubblica, oggi è in attesa del congresso del PD per fare una legge elettorale. Ma vi rendete conto che questo è tutto fuorché democrazia? Ecco, loro signori prima o poi ci faranno votare e temono così tanto i 5 Stelle che provano a spaventare, perché loro sono terribilmente spaventati, perché sanno, ripeto, che non aspettando i 5 Stelle una legge per far quel che vuole fare, quando saremo al governo in 24 ore gli italiani vitalizi, ma tra l'altro anche in modo retroattivo, ci devono ridare tutto quanto, ci devono ridare 3 miliardi di euro di finanziamento pubblico a partire. Perché sapete come si comportano? Ci prendono in giro con le truffe semantiche. Sono gli inganni delle parole. Io lo dico a tutti, magari a coloro che vedono soprattutto la televisione. Cambiano il nome ad un fenomeno inaccettabile per farcelo digerire. Cioè il finanziamento pubblico ai partiti era stato bocciato dal popolo italiano con un referendum negli anni 90. L'hanno trasformato in rimborso elettorale. Il porcellum lo trasformano in italicum. I tagli da macelleria sociale al sistema sanitario, al sistema pensionistico, la riforma Fornero, che hanno votato tutti quanti, tranne la Lega onestamente, ma la Meloni l'ha votata la legge Fornero, dicono che sono aggiustamenti strutturali che li chiede l'Europa. Fanno così, le guerre di invasione come la guerra in Afghanistan la chiamano missione di pace. Ogni fenomeno indigeribile gli cambiano il nome per farcelo appunto digerire, perché noi magari vediamo la televisione a missione di pace, ma è guerra, aggiustamenti strutturali, no, è un taglio al sistema sanitario, o il bail-in. Uno sente in televisione, ha approvato, immaginate, state davanti a una televisione e c'è il TG1 e c'è il giornalista che dice ha approvato oggi il bail-in per quanto riguarda il sistema bancario, non ti preoccupi mica tanto, no? Pensi, se fosse qualcosa di importante me l'avrebbero spiegato bene, no? Proprio perché qualcosa di molto importante non ce lo spiegherò bene.
Immaginate invece il bail-in significa il salvataggio delle banche con i soldi anche dei risparmiatori. Immaginate il giornalista del TG1 che tu sei lì davanti alle TV che mangi gli spaghetti di fronte al TG1 e dici: oggi è approvato con il solo voto contrario del 5 Stelle la legge che permette di salvare le banche con i soldi tuoi, di te risparmiatore che ti stai mangiando gli spaghetti in questo momento davanti al telegiornale. Probabilmente ti incazzi, dici: alza un po', fammi capire meglio che sta succedendo. Però ci vogliono proprio sudditi, ci vogliono ignoranti, per quello colpiscono la scuola pubblica, così ci possono manipolare. E poi ci vogliono proprio dormienti, sudditi, ci bombardano di informazioni e la televisione. Televidere significa vedere da lontano. Il Movimento 5 Stelle è nato per vedere da vicino. Noi non vi stiamo chiedendo il voto, vi stiamo chiedendo di far parte di questo movimento, di vedere da vicino, perché è da vicino che scopri i cavilli, i cambi di parole, i codici, i codicilli, che sono quelli che ci hanno sempre fottuto. E sono anni che stiamo lì dentro a fare opposizione, non si era mai vista una forza d'opposizione con tale ardore. Io sono il parlamentare più espulso nella storia della Repubblica Italiana, 84 giorni di espulsione, più di Guaini. E non ha mai alzato le mani a nessuno, anche se ogni tanto, diciamo, la voglia non mancava. Come? Lo so, però siamo non violenti. Io lo racconto spesso, però voglio raccontarvi due episodi divertenti per farvi capire come quel palazzo sia in grado di trasformarti, ed è per quello che ci devi stare un tempo limitato della tua vita, ed è per quello che i cittadini al di fuori delle istituzioni devono soffiare sul collo, dei parlamentari devono controllare. Voi conoscete Fantinati, conoscete la Businarolo, sapete dove abitano, e qualora non dovessero compiere con i requisiti che vi hanno, però poi vi forniremo indirizzi e numeri di telefono. Potrete anche chiamarli di notte, anche la Businarolo, che è una neomamma. La chiamate alle 4, alle 5 del mattino, lo faccio sempre, vedrete, però faccio la chiamo e poi attacco alle... Se loro non dovessero compiere con le promesse fatte, voi avete il dovere di andare a chiedergli conto. Perché fondamentalmente un parlamentare è un dipendente del popolo italiano all'interno delle istituzioni. Quindi probabilmente, ripeto, è anche stata un po' responsabilità nostra se certi mostri sono comparsi sulla faccia dell'Italia in questi 30 anni. Anche colpa un po' di un nostro modo di fregarcene, di pensare alla politica sia brutta. Invece la politica è una bellissima attività. Ma quel palazzo, se non si sta attenti e se non si hanno tanti attivisti che ti controllano, rischia appunto di trasformarti, di farti percepire quel che dovrebbe essere considerato un'infamità, qualcosa di normale. E vi faccio due esempi. La prima volta che io feci un intervento in aula, avevano appena condannato Berlusconi, mi pare, per grande evasione fiscale, e noi avevamo occupato il tetto della Camera dei Deputati per difendere la Costituzione, e quell'azione è riuscita tra l'altro a fargli perdere tempo e ha permesso di arrivare in un certo senso al referendum costituzionale che ha rappresentato la prima grande sconfitta del renzismo. Io dissi in aula, il PD, io ho sempre votato a sinistra in vita mia, pentendomela amaramente e guardandoli in faccia ho capito che l'ipocrisia di questa falsa sinistra è peggiore della destra più becera, e quindi dissi: il PD è peggio del PDL. E la Boldrini disse: non offenda. Anche se offesero giustamente quelli del PDL. E dissi: punitici, sanzionati, ci avevano già sbattuto fuori, squalificato, eccetera, eccetera, ma prima cacciate fuori dal Parlamento i ladri di Forza Italia. Dissi questo, apriti cielo. Tutti i deputati di Forza Italia cercano di linciarmi, corrono verso di me, e i miei colleghi fanno una sorta di cordone di sicurezza intorno, pure Fantinati mi si è messo lì davanti, bello duro. A un certo punto però un deputato di Forza Italia, tal Chiarelli, riesce a superare il cordone di sicurezza e si avvicina minacciosamente verso di me. Io me ne accorgo e lo vedo con la coda dell'occhio e penso: speriamo che si avvicina, mi dà uno schiaffo, così mi butto a terra, simulo e prendiamo 3%. Così. Quando si avvicina, quando mi sta lì fa un metro, io mi giro e proprio con un atteggiamento non violento gandiano tiro sulle braccia. Lui mi guarda, me l'ha preso alla sprovvista e le tira su pure lui. Fermo! Immaginatevi questa scena. Io avevo detto: fuori ladri di Forza Italia. E lui così, con le mani in alto, mi dice, con le mani in alto, forse era già abituato, non so. Mi dice: Di Battista, non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. Che è una frase, dice, pensate, straordinaria. Cioè, l'ha ammesso. Anche io gli dissi: senta, onorevole, mi dica chi è il ladro, chi no, così facciamo prima. E questo ha preso e se n'è andato. Secondo episodio, vero. Esiste in Parlamento un corridoio che si chiama transatlantico.
che è il corridoio dal quale si accede appunto alla Camera dei Deputati. Sono due grandi porte e si entra alla Camera dei Deputati. In quel corridoio i deputati fanno quelli che vengono definiti capannelli, si riuniscono e parlano, vi do la mia parola d'onore, non parlano mai dei problemi dei cittadini. Hanno sempre un problema di corrente, di correntina, chi di piazzare lì, chi di là, perché la politica per loro è una professione, è un mestiere, non è un servizio civico da fare a tempo determinato. E ricordatevi che il politico è l'unico mestiere che inizia a fare peggio quando diventi professionista. L'unico che inizia a fare peggio quando diventi professionista. In questo corridoio ci sono dei divanetti che per me sono in pelle umana, io sono convinto. Su uno di questi divanetti in pelle umana c'era seduto Cuperlo. Cuperlo è il massimo esponente del Partito Democratico della corrente del penultimatum a Renzi. Questi non gli danno mai ultimatum, gli danno penultimatum. Renzi, se continui così oggi no, domani nemmeno, dopodomani forse io ti do questo penultimatum. Questi sono. E c'era Cuperlo, era un periodo in cui era scoppiato l'ennesimo scandalo dei tesseramenti falsi del Partito Democratico. Tessere falsi, cinesi, non so chi avevano tesserato. E io, per scherzare, perché un po' di ironia in quella vasca di scuole mi mantiene vivo, andai a Cuperlo e gli dissi: Cuperlo, ma che avete fatto? Avete tesserato mio nonno, che è morto nell'86. E Cuperlo mi guardò e mi disse: veramente? E lui era plausibile. Mi disse: ma Cuperlo, era uno scherzo? Ah no, perché sennò mi davi nome e cognome, facevo qualcosa. Ma come era facevo qualcosa? Queste robe fanno ridere, però vi fanno capire come per qualcuno ciò che al di fuori da quel palazzo è considerato un'infamità sia normalità. Sia normale per loro sedersi di fianco all'autista del fondatore della nuova Camorra organizzata. Il fondatore si chiamava Raffaele Cutolo e l'autista si chiama Luigi Cesaro, detto Gigina Polpetta, deputato di Forza Italia che si siede circa 10 metri da Mattia Fantinati. È seduto lì e quando entra in Parlamento i carabinieri sono anche costretti a mettersi sulla tenda. Qualche anno fa, qualche mese fa, c'era uno scranno vuoto dalla parte di Forza Italia, era normale per loro, era uno scranno che apparteneva, lo conoscete, roba vostra, anche responsabilità vostra, un tal Galan, ex presidente della regione Veneto, Galeotto, arrestato, reo confesso per le tangenti del Mose, nonché presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Immaginate il nostro paese più bello del mondo, con i siti dell'UNESCO, 7.000 km di costa, cultura, gli etruschi, gli antichi romani, i greci, i francesi, gli austriaci, gli normanni, gli arabi, una cultura incredibile, il presidente della Commissione Cultura, Galeotti, in carcere. E si beccava due stipendi, tra l'altro, come presidente della Commissione Cultura e come deputato della Repubblica, dal carcere. E una volta venne una commissione cultura di un paese scandinavo, se non sbaglio era la Svezia, e quando viene la commissione cultura delegazione viene di norma ricevuta dal presidente. Quel presidente non poteva perché stava appunto in galera, e quindi è stata ricevuta dal vicepresidente. E alcuni di loro mi chiesero: ma perché non c'è il presidente? Anzi no, chiesero al vicepresidente: perché non c'è il presidente a riceverci? Non è potuto venire. Anche io ho preso la parola, non è che non è potuto venire, non è che non ha voluto venire, cioè non può venire perché si trova in carcere. E questi del PD, che l'avevano votato, perché il Presidente della Commissione Cultura, Galan, fu eletto con i voti anche del PD, mi dissero: perché devi raccontare queste robe agli svedesi? Perché ci devi far fare brutta figura? Come se brutta figura gliela facevo fare io. Questo è il palazzo. I programmi sono importanti, ma vengono portati avanti dalle persone. E le persone più si mantengono ancorate alla realtà, e per quello rinunciare alla metà dello stipendio e vivere una vita assolutamente stradignitosa ma più sobria degli altri ti permette di non perdere di vista il mondo reale, che non è Montecitorio. Ecco, gli uomini e le donne in quel Parlamento, la qualità delle loro azioni dipende da quanto i cittadini al di fuori sono in grado di fargli pressione. Dipende soltanto da noi. Da tutti quanti noi, qualcuno qua, io vedo tanti giovani, deve entrare nell'ottica che prima o poi entrerà in Parlamento, perché io non pensavo mai di entrarci, Mattia neppure, la Francesca neppure, eppure abbiamo avuto questa possibilità, che è un enorme onore, più che onorevoli ci sentiamo onorati di poter chiedere la parola e combattere per le nostre idee, ma qualcun altro non va a fare al posto nostro. Soprattutto i giovani, le persone più anziane devono dare esperienza, consigli, sono importantissimi nella scrittura dei programmi, fondamentali, ma soprattutto i giovani devono iniziare a entrare nell'ottica di candidarsi,
Candidarsi non è soltanto un diritto, è un dovere. E entrerete in Parlamento, iniziate a pensare che qualcuno di voi entrerà in Parlamento, diventerà senatore, sottosegretario, ministro, perché no? Presidente del Consiglio, perché no? Ci hanno sempre fatto credere la politica fu soltanto roba loro, invece che significa politica? Significa metterci assieme e risolvere un problema assieme, mettendo in circolo delle idee, trovando delle soluzioni comuni. Il cittadino che si fa Stato, senza l'intermediazione della partitocrazia, senza il sistema finanziario che oggi governa e comanda ancora di più dei partiti. L'avete visto quegli scandali anche delle banche qui in Veneto. Oggi ormai il sistema finanziario si è infilato nelle istituzioni e le istituzioni non fanno le leggi sulla trasparenza bancaria perché o prendono quattrini, magari qualche partito, oppure le banche d'affari direttamente infiltrano i loro uomini all'interno dei partiti politici. È così. Mario Monti da dove veniva? Da Goldman Sachs. Draghi da dove veniva? Da Goldman Sachs. Prodi da dove veniva? Da Goldman Sachs. Amato, quel famoso Amato che oggi è giudice della Corte Costituzionale, se non sbaglio era advisor di Deutsche Bank e prese il posto, se non sbaglio, appunto di Prodi. Quello stesso Amato che ha chiamato negli ultimi anni la dirigenza di MPS chiedendogli quattrini, finanziamento per il tennis, per il torneo di tennis di Orbetello, e lì MPS che pagava. E poi a un certo punto, ma le banche falliscono. Perché falliscono? Per colpa dei risparmiatori nel 2017? No, falliscono perché con i soldi nostri, a nostra insaputa, hanno fatto delle operazioni speculative, hanno comprato derivati, cioè scommesse sulle scommesse, titoli tossici al posto di dare credito a piccoli e medi imprenditori e agli artigiani per sistemarsi magari l'impresa e continuare a stare sul mercato. Soltanto agli amici degli amici della politica danno finanziamenti, perché poi gli vengono restituiti come? Non ti faccio una legge sulla trasparenza bancaria, non ti alzo quelle tasse, non divido le banche d'affari dalle banche commerciali e mantengo di fatto Banca d'Italia privata, perché oggi la banca che dovrebbe controllare le banche, Banca d'Italia, di fatto è un soggetto privato controllato da quelle stesse banche private che dovrebbe controllare. Questo è il conflitto di interessi più grande. Ci hanno fatto credere che non era stato risolto solo perché c'era Berlusconi, invece il PD c'ha 100 conflitti di interessi in più di Berlusconi. E ripeto, io ho sempre votato il Partito Democratico prima di disintossicarmi, santa pazienza, di disintossicarmi. Questo è il sistema. Da che parte state? Decidete voi. Noi non vi chiediamo il voto, io non vi chiedo il voto per Alessandro. Io preferisco un cittadino qua a Verona ci dà la mano su una battaglia, magari non ci vota, piuttosto di un veronese che prende, ci vota, poi incrocia le braccia e dice, mo vediamo questo che fa. No, non funziona così. Il sistema è incancrenito. Da soli non ce la facciamo. Da soli non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Un politico tradizionale viene in piazza. Stavamo sempre in piazza, siamo, con la scorta, arriva, due telecamere, due dichiarazioni, comunicato stampa, sale, dice quattro stronzate, se ne va e tra queste quattro stronzate dice votatemi, vi prometto che. No, noi siamo sempre qui, vi diciamo, da soli non ce la facciamo. La qualità nostra dipende dal supporto popolare, perché il sistema è estremamente incancrenito. Il sistema mediatico che ci fa la guerra ogni giorno, perché? Perché sanno che con i 5 Stelle al governo Mediaset pagherà le tasse in maniera normale. Nessun euro dei cittadini finirà nei giornali e dalla Rai cacceremo i partiti. È normale che ci faccia la guerra, ma vedi pure, è normale. Questo è il sistema. Da che parte state decidete la voi. Se scegliete il 5 Stelle non basta votare, non basta votare. Ci dovete dare una mano, controinformazione, convincere gli scettici, è una lotta dura in famiglia, lo so, perché c'è gente assolutamente ideologizzata che pensa io sono di sinistra quindi voto il PD pure se Berlinguer si sta rivoltando nella tomba, oppure pensa io sono di destra, liberale, quindi voto Berlusconi pure se Berlusconi ad aver creato Equitalia in questo paese, e in questo paese Equitalia l'ha creata al centrodestra, il centrosinistra invece ha abolito l'articolo 18, in questo paese fatto alla rovescia. Non si può continuare a votare per partito preso. Io come se fosse una squadra di calcio, so del PD quindi voto sempre il PD, ma di che? Bisogna valutare i programmi, vedere se vengono rispettati, bene, altrimenti si vota un altro, e questo vale pure per il 5 Stelle, per l'amor di Dio. Se non dovessimo rispettare i programmi non ci votate più, ma io oggi sono orgoglioso di tutto quel che ho fatto, in 4 anni non ho mai mentito ai cittadini, vi ho sempre portato avanti le battaglie in cui credevo e che stavano nel programma. Essere del 5 Stelle è difficile. Perdi anche tanti amici, io lo so, in casa litighi magari con delle persone alle volte ottuse, che gli spieghi le cose, loro sono del movimento a loro insaputa, però alla fine proprio non riescono ad accettare un fallimento di 20 anni, di aver votato partiti vergognosi negli ultimi 20 anni, perché è difficile accettare il proprio fallimento, e quindi dicono alla fine, hai ragione, ma Grillo urla. Questo è vero. Lo so, è vero o no? Ma Grillo urla, santa pazienza. Essere del 5 Stelle non è facile, si perdono degli amici, però se ne acquisiscono di nuovi, e generalmente quelli che si acquisiscono forse sono migliori di quelli che si sono persi.